però sembra tutto a posto, sì, è tutto a posto, parla con Marcello Barbieri, si stanno chiarendo su ciò che è accaduto. Peccato, se si arriva con le gambe perfettamente rigide sulla tappetatura e leggermente abbondanti, il doppio carpio poi ti porta a terra. Intanto siamo tornati sulle parallele asimmetriche, siamo tornate concentrate sulla Brixia. Abbiamo visto comparire anche il punteggio della ginnasta che l'aveva preceduta, Alice D'Amato. Esatto. Kachov verticale e un altro Stalder Kachov collegato a un pack. Benissimo, kip verticale, giro di pianta Shaposnikova a mezzo giro, è ancora in verticale, si sposta lateralmente perché poi con mezzo giro in cubitale si sposta di nuovo verso il centro, gran volta cubitale, ancora gran volta cubitale con un giro e dalla cubitale uscita in doppio raccolto avanti. Questa è una combinazione veramente bella, di grande tecnica e di grande soddisfazione anche per chi la guarda. Allora, qualche punteggio, due colpo libero di Filippo Castellaro, 13.750, la sbarra di Andrea Russo 12.800, abbiamo visto, non me la son persa, eccola qui, Martina Maggio, questo io volevo dire, le sue parallele 13.950 per la Brixia, le parallele veramente tutti punteggi altissimi. Sì, mi sa che vanno una media.